Dopo tutti questi anni ti diverti ancora? Com'è stata questa esperienza sul set? Questa volta devo dire ancora di più, mi sono divertita perché quando un attore, non so, ha la possibilità di fare qualcosa di veramente lontano da se stessi e io ho cercato di fisicamente, no, la trasformazione e anche con la semplicità assoluta, senza grandi mezzi, avete visto, c'ho delle cose gonfie Sì. dappertutto, comunque bellissima questa cosa di giocare su se stessi, su qualcos'altro che ti piacerebbe creare. Così, immaginare come un fumetto un po', mi sono sentita proprio un fumetto. Tant'è vero che molte cose, anche faticose, mi sentivo veramente talmente fumettosa, fortissima, che ancora oggi la pago con l'osteopata, mio amico, che mi sta aiutando. Quindi tutto cinema, verità. Sei fragile, sei forte dentro. Brava, c'è questa cosa che è uno scompenso, non mi metto d'accordo. Senti, Morgan, tu appunto hai già diretto loro, no? Anche la crew, una collaborazione ormai già da un po' di tempo. Come si lavora con loro? Dici qualche dietro le quinte, perché siamo molto Beh, curiose. in prima battuta si lavora benissimo con loro, nel senso che comunque c'è un rapporto che si è creato in diversi anni, perché sono stato loro collaboratore in diversi ruoli, diciamo che la regia è stato più di recente. Si lavora bene nel senso che c'è un rapporto di amicizia, loro hanno un modo sempre molto, molto gradevole di approcciare al lavoro, io trovo quantomeno. Sì, ogni tanto bisogna, come dire, fustigarli un pochino come faceva Ludmilla. Il personaggio di Ludmilla è nato anche per questo, il frustino gliel'abbiamo dato perché era l'unica in grado effettivamente di farli pedalare un po'. Però, come dire, per un regista credo che sia facile perché loro hanno un meccanismo loro interno per cui si autoregolano. La cosa importante è creargli il contesto adeguato intorno. Quindi le scelte di regia mie sono state spesso costruite in funzione di quello che è la loro particolarità, che è, arrivando dal teatro, arrivando da una grossa esperienza teatrale, è proprio un approccio teatrale anche al cinema. Quindi comunque la scena prende forma dal punto di vista recitativo e comico, soprattutto sul set, quando tutto è composto, quando ci sono tutti i pezzi. Per cui, come dire, è piacevole, è piacevole. Silvana, ma si improvvisa anche sul set o siete Sì, rigorosi una volta moltissimo. partiti? No, no, No. no, si improvvisa proprio tanto e questa è una forza. Come facevo, no, non voglio paragonarmi a Totò, però c'è bisogno di uscire Certo. fuori da quella rigidità che poi nella scrittura a volte è proprio bella, magari c'è una sceneggiatura proprio. In questo caso abbiamo lavorato tanto, no, come improvvisazione, perché ci piacevano delle cose. E io ho visto metà film e devo dire che mi era piaciuto. Bravo, sai, Morgan, Fino a posso metà bravo, dire poi la l'altra metà. metà Se vediamo. dopo non mi piace, lo dirò nella seconda Bravo. parte. E dicevi appunto questa cosa del fumetto, del cartone animato, diciamo questa struttura un po' come è nata, no? Tra il Luna Park, appunto, un po' surreale questo film, forse più surreale anche di altri film loro, no? Anche se il loro umorismo è Posso dire sempre, comunque che no? l'idea di Eleonora Ponzoni, che ci tengo proprio, credo sia proprio sua Sì, l'idea del è Luna nata, è Park. arrivata da lei il primo stimolo comunque di creare questo Luna Park. Cercavamo un luogo in cui farli incontrare questi tre vecchietti e chiaramente, come dire, è venuto naturale pensare a una casa di cura, però volevamo dargli un sapore, insomma, non cadere anche perché il rischio di trattare la storia dei tre vecchietti, di andare in una direzione eccessivamente malinconica, triste, ospedaliera, Ospedaliero. eccetera, diventava un po' troppo pesante da gestire. In più, mettici la loro spiccata natura teatrale, anche fumettistica finalmente, perché forse si può dire che questo film, almeno io lo sento come forse il più Lo fumettistico, è. lo è, e in qualche maniera abbiamo cercato di calcare la mano in quella direzione lì. E da lì è nata quest'idea che ci ha proposto la scenografa Eleonora Ponzoni, e che ci è piaciuta subito, di inventarci questa casa di cura in un mondo futuribile che poi non c'è, nel senso che non è tutto fuorché un film di fantascienza, però di calcare la mano proprio sul surrealismo, che è un'altra delle categorie che io adoro di Aldo Giovanni e Giacomo, cioè il surrealismo fa parte pienamente della loro comicità. Sì. E credo si siano trovati bene, mi è sembrato si siano trovati bene.
proprio nel gestire e nel potersi trovare a dar fondo al surrealismo più sfrenato. E poi Anche perché nel cinema è una cosa poi difficile, siamo abituati, abbiamo la tradizione di realismo nel nostro cinema, per cui è sempre un po' rischioso e un po' sì. difficile convincere anche tutti i Perché reparti a lavorare in quella direzione. dicevo Morgan, ci sono sempre molte paure, no? Cosa penseranno, cosa diranno. Man mano che l'età va avanti, credo che le paure diminuiscano. Vero. Sembra strano, ma è così. È No, è vero, un infatti, cioè, reinventare. uno si sente più libero. Poi voglio dire, quando uno non ha più bisogno di dimostrare niente, perché ormai con questa Esatto. carriera, no? Quindi questo film è nato un po' anche come celebrazione di questo lunghissimo sodalizio. E Sì, io come. infatti dicevo, beh, guarda, io sto, ciao ragazzi, non so, magari ero andata, vado a lavorare per il trio, non ho mai pensato, però era un po' partecipare a un evento, no? Una festa, perché sia la tournée teatrale, un po' tutto, è stato un bel lavoro. Ma tu che ce l'hai anche in casa, come si Ah, vive lì questa proprio, convivenza con. proprio uscendo le due cose, non facciamo come se quando siamo al lavoro, come se non lo conosco, non lo amo, ci dividiamo questa cosa nostra intima e poi c'è il lavoro, ma è molto bello perché comunque c'è da dire che se c'è stima, se c'è questa voglia ancora di raccontare, di poter fare delle cose insieme, beh, aiuta il rapporto di coppia, non dico di no. Certo, ma ci sarà un qualcos'altro? Che questo è l'ultimo film, no? Ci sarà un seguito? Potete dirci se c'è qualche Al progetto? momento è tutto molto fresco, come dire, adesso siamo concentrati, loro tre in particolare sono concentrati sulla promozione di questo film, poi ci sarà un momento perché comunque è stato un anno molto impegnativo, perché quest'anno, oltre a girare questo film, loro tre hanno fatto una tournée teatrale in tutta Italia insieme a Silvana e anche all'estero, quindi è stato un anno importante. Adesso è giusto che ci sia un attimo di riposo, anche perché da lì poi vengono fuori le nuove idee. A parte Esatto. che io farei un documentario sulla famiglia Baglio, ma questo è un progetto Io mio e tra pure, di io noi, farei un documentario. veramente fallo. Siamo curiosissimi di quello che c'è dietro, perché quello davanti lo conosciamo, no? E quindi niente, insomma, tanti auguri e speriamo che appunto di vedermi ancora per altri 35 anni, no? Il tempo ce Urca, n'è. per quanto mi riguarda io ci sto, ma sono il più giovane, bisogna sentire gli Io altri. sono un po' più anziana, ma poi quelli molto più Eh anziani, sì, ma quelli noi siamo giovani, noi noi. possiamo fare ancora delle È cose, ancora sì. un Eh? documentario, non so. Partiamo da un documentario che è più tranquillo. Grazie Auguri infinite, ancora. Grazie a ragazzi, voi. in bocca al lupo, grazie, è stato un Grazie, sei stato piacere. un